Sì, B, facile arrivare alla macchinetta e prendere 100 palle, ma come le dividi quando pratichi? Dividiamo chiaramente per tipologia di giocatore. Direi che è la cosa migliore. Va bene, le 100 palle le abbiamo. B, cominci tu? Comincio io e cominciamo con una categoria a noi molto cara, i giangia. Il giangia. Allora, giangia. Le 100 palle perfette per un giangia. Ricordiamo che stiamo rimanendo nella zona del campo pratica, quindi oggi non parliamo dell'allenamento a tutto campo, gioco corto, eccetera. Comunque, per un giangia io consiglio di partire con dei colpi corti. Quindi, okay. Quindi? Partenza con un pitch o con un bastone relativamente corto e qualche colpettino di approccio. Serve per iniziare ad avere un po' più di polpastrello e per iniziare a muovere il corpo in un modo che non siamo abituati a usare. Quindi il classico mezzo swing, mezzo colpo, approccino alto o cose simili funziona benissimo come warm up. Una decina, anche quindicina di palle direi senza problemi, cercando proprio i primissimi colpi giusto di lasciarsi andare senza preoccuparsi tanto della palla, ma poi iniziare anche a darsi un bersaglio, perché questi colpi qua sono dei colpi a bersaglio, quindi una delle skill che dobbiamo imparare è a quantificare quanta forza riusciamo a dare alla palla. Quindi tirare dei colpi che vadano da 20 metri, 30, 60, 70, anche cambiando spesso bersaglio sia in salita che non in discesa. E poi ti direi G che andiamo a salire a quella che potremmo chiamare un po' la tecnica base. Un giangia ha una priorità all'inizio, che è quella di riuscire a far volare sempre la palla. Quindi... è già un bel challenge. Esatto. Quindi prendiamo un ferro a noi amico. Può essere il classico ferro 7, ma se vi piace l'8 va bene l'8. Prendete un bastone con il quale avete un po' di confidenza. Sì, forse per il giangia io direi 8. Un bel ferrettino 8. E iniziate a fare una serie di swing, cercando anche magari di fare attenzione a quali sono state eventualmente le ultime indicazioni che avete avuto dal maestro o dai vostri amici che vi hanno guardato lo swing. E cercate di riportare in memoria quelle che sono proprio le skill fondamentali per riuscire a colpire la pallina. E attenzione che probabilmente ci sarà una tanta dispersione a livello di impatto, quindi su colpi in punta, in tacco, eccetera. La prima cosa da iniziare a capire è dove stiamo colpendo la nostra palla. Quindi se vedete che i colpi non partono tutti bene, tutti centrali, potete fare anche una serie di esercizi. Quindi quello che mi piace tantissimo è questo. Due palline che formino una specie di porta dove far passare il nostro bastone. Raga, fate la porta un po' grande e fatelo piano, perché se la prendete rischiate di prendere quello che vi sta praticando davanti o addirittura anche dietro, no, oltre dietro alla vostra caviglia. Dietro vi prendete lo stinco, non ci sono problemi. Questo fa sì che iniziate subito a rendervi conto se la palla è presa più verso il tacco del bastone, più verso la punta, e quindi anche solo vi aiuterà a trovare proprio la distanza alla palla, che è una delle cose più difficili da trovare all'inizio. Quindi c'è sempre la domanda, ma quanto lontano devo stare dalla pallina? Dipende da dove ti passa il bastone. Quindi cercate di trovare qual è la distanza giusta alla palla. La vostra distanza. La vostra distanza giusta alla palla. E qui già ci siamo tirati via il tacco punta. A quel punto basta solo riuscire a far arrivare il bastone più o meno a spazzolare sotto la palla e il gioco è fatto. Non andrei poi a incattivirmi più di tanto con una pratica con i bastoni troppo lunghi, come potrebbe essere un ferro 5 o un legno, ma farei comunque qualche colpo con il drive, perché è un bastone che se parte bene e se avete in sacca vi può risolvere il problema, e con un ibrido se avete, o comunque col legnetto più facile che avete in sacca. Quindi abbiamo fatto le prime 15 palle con un approccino. Poi quante ne tiriamo con il ferro 8? Quasi tutte. Un bel po'. Una cinquantina. Una cinquantina di palle, anche di più, proprio per avere un bastone sicuro. E quindi siamo in campo e non sappiamo che cosa fare, prendiamo il nostro fido amico, una ranzata avanti e pedalare. Un po' di ibridi, sono quelli che ci fanno fare strada da terra, ma che possono essere usati anche come T-shot. Esatto. Quelli una ventina? Una ventina e qualche drive. E poi qualche drive, ma qualche drive serve secondo me, perché bisogna sempre comunque praticarlo, anche se non lo si gioca poi quando si va in campo, perché sennò non si prende mai l'abilità. Esatto. Non si impara mai. Molto spesso ci si ferma a non giocare il drive proprio perché non lo si allena mai e quindi diventa un bastone, diciamo, con cui abbiamo paura di tirare. Va bene, ok.
il Giangia l'abbiamo fatto, ma un giocatore diciamo che sta nel mid range tra il 36 e il 18, perché io li dividerei così. Mi piace, fallo tu. Ok, giocatore mid range, comincio ad avere le mie skills, so più o meno come mi parte la palla perché comincio ad avere una certa ripetitività. A questo punto il focus non è soltanto quello di imparare a fare lo swing e riuscire a far volare la palla, perché ormai la palla la riusciamo a far volare con una certa ripetitività. Quindi io partirei direttamente con il ferro, quello main, ok? Quindi un ferro 7, che è quello fondamentalmente su cui costruiamo anche un po' il nostro swing. Quindi cacciamo fuori il ferro 7 e di 100 palle io farei le prime 50 col ferro 7, però non tutte tirate così, tanto per. Allora, intanto chiaramente arrivate, fate un po' di stretching, cioè ok, quindi questa parte non riguarda le palle, però arrivateci un filo caldi. Poi io comincerei con qualche ferro 7 tirato non proprio a mezzo servizio, ma poco ci manca, quindi un 80% dei ferri 7 d'appoggio. Ok, per riuscire a trovare il ritmo. Dopo questi primi ferri tirati a un 80%, comincerei a dargli un pochino di più. Quando cominci ad andare in ritmo, dobbiamo avere un target, perché dobbiamo riuscire a capire mediamente come la palla ci vola. Cioè, se la palla si apre sempre, in campo pratica dovremmo cercare di capire come fare a farla partire meno tagliata, quindi meno slicino. Però dall'altra parte, quando poi siamo in campo, dobbiamo sapere un po' che ci deve giocare a favore quel giro. Ok, quindi dobbiamo capire quanto gira. La cosa migliore è, Benny, ti sei dimenticato le stecchette, e quindi io ci butto giù un bastone a casaccio, uno di quelli lunghi. Benny c'ha un 4. Questa è la sacca di B, prendiamo un target, dopodiché, caspita, cominciamo a colpire e vediamo dove finisce sta cavolo di palletta, perché questo è il modo migliore per riuscire a dosare e a calibrarci. Questo le altre 20 palle, quindi 20 a 80%, 20 piene cercando di tirare un obiettivo, altre 10 serve cominciare ad avere un pochino di polpastrello. Eccolo il quindi, polpastrello. Cominciate a cercare dei colpi un po' bassi, magari immaginatevi un colpo di approccio che deve rimanere basso sotto le piante, deve fare magari soltanto il 60%, 70% al massimo della strada che fate solitamente con il vostro ferro 7. Quindi state morbidi e vi girate morbidino. Può anche essere, il contrario può anche essere utile in caso anche di vento o certo, colpi simili. Oppure avete tutto pulito davanti al green, tirate un colpetto morbido con un bastone in più che ci arriva rotolando, può essere un'idea. E qualche altra palla magari invece provando una palla alta, oppure provando a fare la curva opposta a quella che avete di default. Quindi okay? Per te Gigi, quindi, nel mio a caso io gioco un po' di slice sotto, cerco di fare qualche draw, anche qualche ganciotto, cioè va bene che giri dalla parte opposta, perché mi serve per capire cosa fa il mio corpo per fare l'opposto, e questo mi aiuta poi a mediare. Prime 50 palle, andate. Dopodiché, noi dobbiamo mettere in gioco la palla e la dobbiamo mettere in gioco al meglio. Quindi il tee shot è fondamentale, io ci spenderei un bel po' di tempo. Quindi un'altra trentina di palle io le farei con il bastone con cui voi siete soliti tirare il tee shot. Ne avete due? Ci sta, perché magari avete un ibrido, un legnetto per un po' tutti i tee shot e poi tirate magari qualche drive alle buche un po' più larghe. Quando okay. C'è da tirare bomba. Magari tirate di 30, ne tirate 20 con ibrido e legnetto e o legnetto, insomma quello che giocate più spesso, e un'altra decina con il drive. Ultime 20, lì entra in gioco sand, mezzo sand, il cercare anche di capire che gap si ha tra il pitch, il midwedge se lo avete, il 50 gradi, il sand. A volte capita questo, Benny per esempio ha un 52 special wedge, quindi la palla tende già a volare piuttosto alta, dovete fare un po' di strada perché volete stare dietro al pitch, potete fare la pratica, le ultime 20 palle, così prendete il pitch e lo tirate all'80%. E tirate il 52 sia pieno che all'80, in modo tale da tarare quella parte del gioco, in modo tale che quando sarete in campo riuscirete a portare a casa il massimo del vantaggio dove poi dovete fare lo score,
perché cominciano a essere importanti questi colpi. Dovete riuscire a metterli il più vicino possibile all'obiettivo, che non deve essere per forza l'asta, può essere anche una zona del green, ma che vi permetta poi di fare magari facilmente due putt. B, è un giocatore che comincia a essere sotto il 18, un bogey player, ma anche magari fino a un 12 di handicap. Che cosa gli consiglieresti? Il giocatore invece un po' più, diciamo, di polpastrello, il giocatore che deve iniziare a fare dei grand par per portare a casa il risultato. Ecco, qui cambia un pochino la pratica. Qui adesso le skill per muovere il bastone ce le abbiamo già tutte, cioè sappiamo come fare per colpire la palla con ogni ferro. Dobbiamo trovare il modo per mandare la palla il più vicino possibile a dove dobbiamo tirarla. Quindi l'allenamento ha un altro scopo, è un allenamento a bersaglio. A questo punto i colpi tirati senza obiettivo iniziano a diventare quasi inutili. Ne tirerei magari qualcuno solo di riscaldamento se vi sentite un po' legati, ma proprio le primissime palle. Da lì in poi, se possibile, tutti i colpi vanno tirati a un obiettivo. E vi dirò di più, a volte usate delle linee per prendere la mira e per essere sicuri di tirare dritti, ma qualche colpo giocatelo anche senza riferimenti, come poi succederà in campo. Consiglio di solito, ogni volta che cambiate ferro mettete giù un bastone, le ultime palle cambiate ferro, prima di cambiare ferro invece le utilizziamo nude, senza niente per terra, in modo tale da riuscire a sapere se riusciamo a metterci nella stessa posizione anche con altri bastoni. Praticheresti già la routine? Inizio assolutamente a praticare la routine quando non c'è giù il bastone. Quindi ogni volta che non c'è più il bastone per terra, routine da campo. Trovo i miei sistemi di allenamento come sono abituato a fare, ogni volta tolgo e rimetto il grip, quindi non mi fate l'errore di continuare a tirare la palla senza mai cambiare posizione, se no non andate a trovare quelle che sono proprio delle condizioni molto importanti. Condizioni che in realtà per i giocatori neofiti è quasi meglio essere sempre nella stessa posizione e continuare a tirare, ma dobbiamo iniziare a far par, allora dobbiamo iniziare a sgamarci un pochino di più. Quindi queste 100 palle come le dividiamo? Come le dividiamo? A blocchi di colpi dove devo essere sicuro di mettere la palla in green, quindi tutto quello che va dalla parte 20 metri fino alla parte ferro medio, medio corto. Quindi un ferro 7. Un ferro 7, diciamo, un ferro 8, ferro 6 a seconda, anche se sono molto bravo a giocare. 50 palline le tirerei su quel range lì, cercando anche di dare un po' di shape alla palla, eventualmente giocare colpi in fade più alti, più bassi, un senza po' di problemi, effettini. Un po' di effetti. Se ho la fortuna di praticare anche da terra, provare anche delle palle non per forza messe bene, quindi tipo in questo caso palle in un buco e vedere come fare a giocarla per riuscire a tenerla bassa da dentro la zolla. Poi abbiamo bisogno dei bastoni, diciamo, da non fare danni, chiamiamoli così, quindi legnetti da terra piuttosto che ibridi, piuttosto che ferro lungo. In quel caso lì l'obiettivo deve essere avere un colpo sicuro che mi permetta di arrivare a evitare le zone critiche del green. Quindi per esempio, se so che ho molte buche dove devo giocare un ferro lungo con un lago a sinistra, devo cercare di allenarmi a non far partire la palla troppo verso sinistra, non farla cadere dentro al lago. E lì direi una ventina di palle. E poi devo trovare la massima sicurezza con i bastoni lunghi, quindi drive o il bastone che userò per i t-shot. E vi dirò di più, simulate possibilmente dei t-shot. Quindi andate a immaginarvi nel campo pratica proprio come si può svolgere una buca. Ecco dove servono per esempio le mappette, le famose caddy maps, per cominciare a capire che colpi avremo in campo, sia se l'abbiamo già giocato, sia se non lo conosciamo, ma dobbiamo poi approcciarci perché magari andiamo in gara o andiamo a farci 18 buche. E quindi andare a capire direttamente dalla mappa quale può essere il colpo che ci serve, quali sono i confini entro il quale tirarlo, ci potrà poi dare più sicurezza quando sarà il momento di presentarci davvero sul campo col bastone. Sappiamo che quel colpo lì vale, perché una delle grosse differenze è che tirare una palla in campo pratica senza pressione o tirarla in campo con lo score in tasca fa differenza. E qui è dove si deve allenare, secondo me, il giocatore che deve iniziare a portare a casa tanti par. Non tanto sul ma è meglio il ferro 7 o il ferro 8, ma sul iniziare a visualizzare il gioco in modo tale da portare il campo in campo pratica.
Ok, B, e quando cominci a dover giocare contro il par, tu che cosa fai? Come ti alleni? Le tue 100 palle. Io? Le mie 100 palle, 100 palle di B. Che sembra per la serie, diciamo, un sacco di cagate. Le 100 palle tutte all'interno dello stesso video, oltretutto. Vabbè, fai le 50 palle di B, 50 palle di C. No, partiamo. Sono biondo, sono bello, ho i capelli. Ah no, non sono quelle del 50. No, io sono magro, tra l'altro. Io tendenzialmente vado a salire come bastoni. Mi piace partire però ai primissimi colpi con un ferro 9-8 e fare degli swing pieni a 50 metri di distanza. Quindi praticamente un movimento a rallenti, molto sotto controllo, mi permette di sentire meglio dove mi si trova il bastone e cercare anche di percepire se sto già iniziando a fare qualche errore che non voglio fare. Perché a questo punto, se voglio fare dei giri sotto par, so già dove sono i miei problemi e quindi so già come fare per lavorarci e come fare per evitarli. I primi colpi servono proprio per non ritrovare quelle sensazioni negative lì, ma aggiungere delle sensazioni positive. Poi da lì vado a salire come distanza, tirando quasi sempre a dei bersagli, possono essere dei cartelli oppure dei green presenti sul campo pratica. Tiro tanti colpi di partenza, nel mio caso io parto spessissimo col drive, quindi lo alleno tanto e lo inserisco all'interno della pratica random. Quindi all'interno del mio gioco io tanto metto 2-3 drive per slacciarmi, deconcentrarmi un po' da quello che è il movimento a bersaglio e lasciare andare via un po' la frusta. Le ultime palline, le ultime 10 palle le gioco con i colpi strani, quindi palla alta, bassa, in draw, in fade, schiacciata. A me piace tanto provare a tirare dei colpi tesi che vanno a sbattere contro il cartello dei 50, ma con una palla che ne avrebbe fatti molto di più, e questo mi permette poi di riuscire a trovare quelle che sono anche delle soluzioni alternative quando sono poi in campo. Tu invece, Gigi, che cosa ci fai? Tutti pratichiamo col ferro 7. Beh, io da sempre ho imparato a praticare con il bastone più alto che ho in sacca, col quale ho delle aspettative, ma che comincia a essere borderline, il 5. Quindi io prendo il mio ferretto 5, nel caso in realtà è quello di B, e comincio prima a scaldarmi, ovviamente faccio qualche movimento a vuoto, dopodiché prendo e tiro ma 50 palle, tutte col ferro 5, tutte come se fossi in campo, quindi no linee, ok? E tanta routine. Io ho bisogno di far ricordare al mio corpo che cosa farà in campo, perché è lì che ho lo stress massimo, è lì che voglio fare il risultato. Quindi il campo pratica per me, sì, va bene, devo mettere a posto qualcosa nello swing, vengo, tiro 100 palle, però per fare lo score quello che cambia tanto è cercare di replicare quante più volte possibile quello che succederà in campo pratica. Quindi intanto palla sempre messa un po' a casaccio, ok? Perché? Perché una palla messa a casaccio, chiaro, se siete sul tappeto non lo potete fare, quindi togliete questa parte. Però la palla a casaccio ci permette di pensare un colpo diverso ogni volta. Quindi nel caso specifico questa è messa un pochino dentro una vecchia zolla, quindi sicuramente non potrò tirare un colpo pieno, sicuramente dovrò arrivare un po' più dall'esterno, un po' più schiacciata, e quindi farò quel tipo di colpo. Lo immagino, faccio la mia routine, prendo la mia direzione verso il target dove voglio andare, dopodiché mi metto giù e mi tiro il mio colpetto. E via andare. E via di zolla. E così per ogni colpo. A questo punto le prime 50 palle, tolte forse le prime 10 che tiro proprio piene da un lie giusto per prendere un po' di ritmo, qui 10, 50, siamo al 60, le ho tirate tutte come se fossi stato in campo, e tutte con il ferro più difficile con cui ancora voglio fare un buon colpo. Quindi voi taratevi in funzione di quello che è il vostro, potrebbe essere il 7, potrebbe essere il 4, io da sempre il 5. Poi io ho un grosso problema dal tee, perché tiro abbastanza forte, ma tiro anche abbastanza storto. Quindi per me il drive e il tee shot in generale è un colpo che vale abbastanza. Però non ne riesco a praticare tanti, è faticoso. Quindi cosa faccio? Prendo e faccio massimo una quindicina di colpi,
tirando la metà con il legno 3 e la metà col drive, ok? Cosa faccio lì? Stessa cosa che faccio quando faccio la pratica con i ferri. Visualizzo una buca e cerco il tipo di volo che farò o che voglio fare, vorrò fare in quella buca. E questi altri 15, quindi 75 palle le ho fatte così. Le ultime 25, dato che oggi siamo solo in campo pratico, quindi non possiamo andare sul gioco corto, le faccio sul sentire il ritmo del colpo su pitch 50 gradi io e 56, ok, comunque su praticamente tutti i wedge. Tiro 5 palle morbide e 2 o 3 palle piene per ognuno di questi wedge, in modo tale da andare a aumentare il mio feeling, il polpastrello. Questo è quello che faccio. Beh, fateci sapere voi che cosa fate di solito quando praticate, come dividete le vostre 100 palle, avete altre idee? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci sta!